Ciao ragazzi, sono Drapau e bentornati in un nuovo video tipo Top 5, che l'ultimo era quello di Minecraft e lo potete vedere qui, penso, sì, qui. E potete anche cliccarci sopra questa bella immagine e vedervelo perché è un bel video. Ora, questa è una top 5 di giochi indie horror. Se vi piace, vi invito a lasciare un mi piace perché, boh. Comunque, se non ci sono giochi che, ad esempio, voi reputate migliori di questi in questa top 5, questi sono i giochi che mi sono piaciuti a me, che a me hanno suscitato qualcosa. E quindi ho messo questo. Vabbè, vi lascio la top 5 e ciao. Guarda, ora potete vedere come questo schermo scomparirà. Guardate, 3, 2, 1. All'inizio non avevo intenzione di mettere in classifica giochi creati con RPG Maker, ma Eve è semplicemente Figo. figo. Eve ha diversi punti di forza. Il primo è il concept di gioco originale, dove dei quadri ti fanno il culo. Il secondo sono le belle musiche, che sono davvero fighe le musiche. E una trama abbastanza interessante, ma non solo, ci sono indovinelli difficili da capire e incazzosi al punto giusto, e i finali. I finali, i cazzo di finali. Sono 11 cazzo di finali, tutti diversi. E quindi, come posso dire, è davvero un bel gioco e merita pienamente la quinta posizione. Vi consiglio anche di provarlo, anche perché può girare su qualunque tipo di computer. In terza posizione ho messo il gioco che secondo me è uno dei più bei indie horror usciti nel 2015. Parlo di Layers of Fear, un gioco che ha dalla sua una buona ambientazione, una buona atmosfera e dei jumpscare che nel contesto non stonano. Però un gameplay molto ristretto, un gameplay molto castrato e da un lato mi ha dato fastidio. Dall'altro non ci ho fatto molto caso perché è un gioco veramente pauroso e che merita di essere giocato. Quindi vi consiglio di giocarlo, però attenti perché anche qui i quadri fanno male. E abbiamo in terza posizione uno dei giochi che mi sono divertito di più a giocare, quindi parlo di SCP Containment Breach. Per i pochi che se lo ricordano, è stato uno degli indie horror più votati degli anni scorsi. Ora, SCP Containment Breach è un po' arretrato rispetto agli altri giochi che stanno uscendo ultimamente, però ha un concept di gioco fenomenale. Per chi non lo conoscesse, l'SCP è un... Gli SCP sono pericolosissimi. Se ti prende un SCP, bene che ti vada, ti squarta. Ora, non parlerò dell'SCP in generale perché parliamo del gioco. Il gioco ha dalla sua una buona trama, una bellissima trama. E i personaggi, appunto, gli SCP, caratterizzati in modo fantastico. E anche dei jumpscare, niente male, sinceramente. Allora, non mi soffermerò molto su Five Nights at Freddy's perché Five Nights at Freddy's, la saga, è questo. Cazzo. Sì, ho capito, ma chiudi, se ci ne vuoi. Oddio! E questo. Porca puttana! Five Nights at Freddy's è jumpscare e sfiga. A un certo punto del gioco, quando sarete morti molte volte, i jumpscare non vi faranno manco più effetto. Penserete solo a come cazzo dovete fare per arrivare a quella minchia di quinta notte. Quindi, vi consiglio di provarlo se volete un gioco che dovete sfidare e vincere contro quel gioco. Nel 2013 un gruppo di sviluppatori precedentemente coinvolti in Uncharted, Splinter Cell, Assassin's Creed e Prince of Persia sfornano Outlast, survival horror psicologico in prima persona con meccaniche parkour. Questo gioco in un anno diventa un delirio.
fino ad arrivare a creare dei porting per PS4 e Xbox One nel 2014. Io, non avendo un computer che potesse tirarlo, vado da Davide, il mio amico, e gli chiedo di giocarlo lì. Da lì iniziano le seratone Outlast con gli amici. Outlast ha dalla sua un buonissimo gameplay, una buona trama, personaggi caratterizzati in modo fenomenale, jumpscare ottimi e un real engine che viene spremuta al massimo. Ed è davvero tutto pauroso e divertentissimo da giocare. Vi assicuro che se voi giocate ad Outlast non vi pentite di averlo fatto. O forse sì, essendo un gioco indie horror.